promessa, se mi vedete vestita uguale a come ero vestita nell'ultimo video che avete visto, non è che non mi cambio mai e non mi lavo mai, è che li sto registrando nello stesso giorno. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di una cosa un po' seria. Praticamente cosa è successo? In teoria io avevo altri video da fare prima di questo, però mi ha scritto una ragazza, una di voi che vede i miei video, e se stai guardando questo video ti saluto e ti mando un bacione. E mi ha anche accennato ad un argomento un pochino brutto, però non impossibile da affrontare. Mi ha chiesto come si fa a riprendersi dalla rottura con una persona, quindi come ci si riprende dopo la fine di una relazione. Io non sono qui per insegnare niente a nessuno, perché sono la prima a non averci capito ancora niente, o quasi, però sono qua per dare qualche consiglio, perché comunque ho vissuto questa situazione spiacevole proprio di recente. Per chi mi segue sui social magari l'aveva un po' intuito, vabbè, io comunque non sto più con il mio, appunto adesso, ex ragazzo, è stata la mia prima relazione, è durata quasi 2 anni e circa 2 mesi fa è finita ufficialmente. Ne parlo abbastanza serenamente in realtà perché insomma si è grandi e quindi si è in grado di parlare. Io e lui siamo comunque in buoni rapporti, parliamoci, vediamo. In certe cose non è cambiato niente, si può dire. Però non sempre finisce così. Molto spesso io sento di mie coetanee o anche persone più piccole e più grandi che hanno delle brutte rotture. Quindi diciamo che il giorno prima sei l'amore della mia vita e il giorno dopo non farti mai più vedere, ti odio, stammi lontano. Oggi non sto a parlare di come affrontarla con l'altra persona, gli parlo, non gli parlo, gli scrivo, non gli scrivo, cose di questo tipo. Io parlo di te e di me, come persone. Cosa facciamo una volta che ci crolla un po' il mondo sulla testa? Allora, prima cosa, respira. Cioè, respira, prendi un respiro profondo e pensa al fatto che qualsiasi cosa sia successo, dalla più stupida alla più grave, alla più pesante, alla più difficile da sopportare, tu ne uscirai viva o vivo. Ci sono ben poche cose che siano veramente irrisolvibili e questa, la rottura con qualcuno, non è una di quelle. Ricordati che sei una persona indipendente, ricordati che tu sei tu e sei la persona con cui vivrai per il resto della tua vita e devi amarti in qualche modo, non devi darti la colpa per quello che è successo, come non devi scaricare tutta la colpa addosso a un'altra persona. Quando una relazione finisce, ok, può finire per tantissimi motivi, raramente la colpa è al 100% di una persona. C'è sempre qualche fattore che gioca da entrambe le parti, ecco. Il mio primo consiglio per affrontare e superare la fine di una relazione è: accetta questa cosa, quindi non farne una tragedia, come ho fatto inizialmente io, fra l'altro, piccola parentesi. Fermati un secondo e non farti condizionare da niente, non pensare a cosa pensano gli altri, a cosa pensa lui o lei, pensa a te stessa, pensa a quello che eri prima di questa persona e di: ehi, io so stare con me stessa, perché sì, perché lo posso fare, perché l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Ricordatevi sempre che non è la fine del mondo, perché in certi momenti mi rendo conto che sia difficile pensarlo, non è che io sia matta, è successo anche a me e proprio per questo ve lo dico. Secondo consiglio che vi do: non aggrappatevi tanto ai ricordi. È giusto ricordare tutto quello che si è vissuto con una persona, specialmente quando non era proprio una relazione a caso, quando era una cosa seria. Quindi magari una relazione in cui si è stati magari anche per anni e quindi ci sono tantissimi ricordi dei viaggi, delle prime volte, le prime esperienze, insomma sono cose veramente belle. E non si dimenticheranno mai perché non si dimenticheranno mai per forza, ma non per questo dovete aggrapparvi a quelle pensando che saranno le uniche che avrete. Non saranno gli unici momenti bellissimi che avrete vissuto e non è l'unica cosa, non è finita lì, ecco. Premetto che per me la cosa non è chiusa, finita e archiviata, perché comunque è passato ancora poco tempo, perciò mi devo abituare a tutto, eccetera, eccetera. Però se c'è una cosa che ho imparato in questi giorni è non ti aggrappare ai ricordi, appunto come se fosse una cosa che non avrai mai più, non sarai mai così felice, non succederanno mai altre cose belle nella tua vita, perché non è vero, assolutamente, succederanno e come. Non saranno con la stessa persona, ma a questo punto arriviamo al terzo consiglio che ho da darvi, che è: tenete sempre a mente il perché le cose non sono andate avanti. Si tende spesso a giustificare magari una persona, specialmente quando siamo in un periodo di confusione in cui magari non sai veramente quello che vuoi fare, tipo sì, chiudo, no, vabbè, continuiamo, no, stiamo in questo limbo terribile. Insomma, si fa un bel minestrone in testa, non si capisce niente ed è orribile. Però
Però ricordatevi sempre il perché le cose stanno andando male. E se lo tenete a mente, 9 su 10 non ci ricadrete. Subito dopo la fine di una relazione, secondo me ci vuole un periodo di calma, un po' una sorta di ritiro mentale in cui pensi e basta, ma non pensi nel senso che ti torturi, nel senso che dedichi del tempo a te stesso. Quindi magari fai qualcosa che ti piace davvero fare, magari qualcosa che non fai da tempo, o anche qualcosa di più semplice: fai una bella passeggiata e guardati un tramonto, disegna qualcosa, ascolta la musica che più ti piace, quella che ti capisce, perché la musica gioca un ruolo fondamentale quando si sta male mentalmente, secondo me. E non avere paura di quello che senti. Perché ricordati che se provi qualcosa non puoi sentirti in colpa per questo. Puoi sentirti in colpa per quello che fai, ma non per quello che provi, come vi avevo già detto, penso, in qualche video. È strano perché in realtà non mi viene difficile parlarne, però trovare le parole giuste e spiegarvelo è un po' difficile. Anche perché è un po' come se parlassi con una mia amica o con la mia migliore amica, ecco. Insomma, siamo quasi 2500 e fra parentesi vi ringrazio tantissimo perché non pensavo che avremmo mai raggiunto questo numero. Però davvero, voglio cercare di passarvi ciò che c'è di positivo e ciò che imparo io dalle mie esperienze. Ultimo consiglio che vi do è cercate di non torturarvi troppo, nel senso, comportatevi in conseguenza a come vi sentite, cercando di non andare nel torto, di non ferire gli altri, perché comunque non è giusto, ma ricordatevi di voi stessi. Se ad esempio dopo un po' di tempo, quindi quando più o meno le cose sono ufficiali, ci si è abituati all'idea, eccetera, volete scrivere a questa persona, volete magari provare a mantenere un rapporto di amicizia, perché secondo me non è del tutto impossibile, fatelo e basta. E in base, vabbè, alle reazioni di questa persona vedrete come andranno le cose. Se lei è d'accordo, allora magari riuscirete davvero a instaurare un bel rapporto di amicizia, o magari a recuperare quello che c'era prima, perché a volte succede anche questo. E, o magari questa persona invece non vorrà più saperne niente, e in questo caso avrete una riconferma del perché non state più insieme. Siamo tutti diversissimi. Ed è una cosa che un po' mi fa paura, perché a volte penso, cavolo, ma non c'è veramente nessuno che sia simile a me, che abbia i miei stessi pensieri, che... Però se ci pensate, il mondo è bello perché è vario. Quindi magari non troveremo mai qualcuno che sia veramente uguale a noi. E forse è una fortuna. Ma possiamo trovare qualcuno con cui abbiamo delle idee co in comune. Magari sotto altri aspetti la vedremo in modo diverso. Ma è comunque bellissimo. E non abbiate paura ovviamente di rinnamorarvi, perché le cose succedono e perché la vita ha un sacco di sorprese e nessuno la può controllare. Insomma, sono i soliti discorsi che faccio sempre e in cui credo. Ricordatevi che là fuori c'è un mondo e non sempre è un bel mondo, anzi, molto spesso fa schifo. Però avete la cosa più bella che è la vita, e avete un sacco di cose da vivere e di ricordi da creare che terrete sempre nel cuore, e avete un sacco di cose da fare. Ci vuole solo molta forza di volontà e molta pazienza. Detto questo, io spero davvero di non avervi annoiato e spero che questo video vi possa essere utile. Spero di aver più o meno risposto a quello che questa ragazza mi ha chiesto su Instagram, a cui mando ancora un bacione grande. Se volete altri video di questo tipo, li farò più che volentieri, perché comunque mi piace. Penso di aver trovato quasi la mia strada, ovvero parlare principalmente di tutto, perché sapete che io sono una chiacchierona. Vi ringrazio ancora di tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, lasciatemi un commento, e se mi volete stalkerare vari social, ve li lascio tutti qua sotto, così li trovate. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà, spero, super presto, se riesco a non farmi schiacciare da tutti gli impegni. Penso che aprile e maggio saranno 2 mesi, soprattutto aprile, ma anche maggio è uno scherzo. Vi mando un bacio gigante e basta, a presto!